Una lettera dura, quella che il sindaco di Pescara Carlo Masci ha inviato all'ACA chiedendo di riparare reti e condotte vista la carenza idrica che sta creando non pochi problemi alla cittadinanza e agli esercenti proprio nel cuore dell'estate. Ecco le motivazioni di Masci. Sì, ho scritto più di una lettera all'ACA in diversi mesi perché la situazione sta diventando insostenibile, perché d'estate non possiamo pensare che una città come Pescara è un comprensorio come quello la provincia di Pescara, ma anche la provincia di Chieti rimangano senza acqua. Il problema sono le reti che perdono. È evidente che questa situazione è una situazione che si protrae nel tempo e la perdita dell'acqua dipende da anni e anni e anni di incuria, quindi non è colpa certamente dell'attuale presidente, però se bisogna chiedere i sacrifici ai cittadini bisogna chiederli sapendo quali sono gli obiettivi che si devono cogliere, quindi io ho chiesto all'ACA di dirci chiaramente quando, come e con quali risorse verranno riparate le reti, perché l'acqua è un bene indispensabile e non può essere che d'estate in questa zona manchi l'acqua. Ne risentono anche gli esercizi commerciali? Sì, ne risentono tutti, soprattutto ne risentono i cittadini che non possono lavarsi la mattina o hanno difficoltà a lavare i piatti o comunque hanno difficoltà in generale che ci sono quando manca l'acqua. Non è possibile, non è possibile, non è possibile. L'ACA deve provvedere in qualsiasi modo. Mi avevano detto che ci sarebbe stata un'adduzione maggiore di acqua nel periodo estivo, mi dicono che ci sono dei ritardi per questi lavori che arriveranno, ma oramai siamo stanchi delle promesse, bisogna solo operare, bisogna dire chiaramente quali sono le scadenze, in quanto tempo arriverà più acqua ai rubinetti dei cittadini di Pescara e della provincia di Pescara, e soprattutto vogliamo sapere quando saranno riparate le reti e con quali risorse, perché qui deve intervenire tutto un insieme di soggetti che devono provvedere a dare risorse. Con il PNRR sicuramente risorse ci saranno, ma bisogna intervenire velocemente.